Saranno tre i Valtrumplini, Ennio Singia, Adrian Manea e Alessandro Belleri a rappresentare l'Italia agli europei di footgolf previsti a dicembre 2024 in Turchia. Questo sport, sì, effettivamente, non essendone ancora neanche riconosciuto, non è neanche molto conosciuto. Io lo pratico dal 2014 pienamente, quindi sono uno dei primi in Brescia che lo pratica. Niente, c'è un campionato italiano, un campionato interregionale da dove si partecipa e ci si qualifica per eventuale nazionale, europei, mondiali, perché ci sono europei, mondiali. L'anno scorso siamo stati ai mondiali in Orlando e quest'anno viviamo di nuovo un'altra esperienza, tra l'altro insieme, che noi giochiamo anche a coppia insieme, dopo spiegherò, e quindi siamo stati convocati per rappresentare l'Italia agli europei che si svolgeranno in Turchia dal 8 al 14 dicembre. Ovviamente adesso siamo un po' più, tra virgolette, preparati mentalmente, e quindi affrontiamo questo europeo un po' più consapevoli delle nostre possibilità, sia nostre che ovviamente di tutta la squadra nazionale, perché secondo me siamo veramente una forte nazionale. Dopo ovviamente bisogna giocarsela con gli altri, però sicuramente le qualità e la forza di fare bene ce l'abbiamo. Ma come siete venuti a conoscenza anche di questo sport? Io avevo visto ancora nel 2013 un mio amico qua della Valle che aveva fatto un post su Facebook e avevo intuito cosa poteva essere. Io ho detto: voglio partecipare, voglio provare. La prima occasione è stata ancora a ottobre del 2013 ed è stato subito proprio amore a prima vista. Sì, perché venendo dal mondo del calcio, come i più tanti ovviamente, è stata una cosa dove comunque ormai magari arrivi anche, tra virgolette, a una certa età dove smetti, perché fisicamente ok, questo c'è solo da calciare e da, insomma, camminare, calciare, diciamo che non c'è contrasti fisici, non c'è correre. Le regole del golf, tutto è praticamente partito da questo concetto, il golf mischiato, esatto, con il calcio. È stato un olandese 2009, esatto, a fare prima gara. E poi piano piano si è sviluppato un pochino a livello mondiale, ci sono vari campionati nel mondo, sia nell'Asia, sia nell'America, sia nell'Europa, sia in tutti i continenti. È un bellissimo sport perché, come dicevi te prima, mondiale Orlando, abbiamo incontrato dei giocatori di tutto il mondo, scambi le impressioni, scambi le amicizie, ti avvicini più come a livello anche personale, non solo sportive. Poi ovviamente si pensa sempre di fare massimo, di dare massimo per te stesso, ma anche per dare una mano alla rappresentativa. Mi ha portato a conoscere questo sport del 2016, mi ha detto: vieni che magari ti piacerebbe. E poi dopo non ho più smesso. Adesso l'ho raggiunto perché lui è molto bravo, lo dicono tutti. Ecco, siete in tre della Valtrompia e in totale in cinque di Brescia, sì, quindi non è uno sport diffusissimo. E i campi di allenamento dove sono? Potete allenarvi in qualsiasi posto o ci sono dei posti specifici? Diciamo che principalmente gli allenamenti sono andare a giocare il sabato e la domenica nei vari campi dove organizzano, nei vari golf club dove organizzano i tornei. Ma concretamente cosa utilizzate? Cioè, utilizzate un pallone da calcio, esatto, con buche naturalmente? Un normale pallone da calcio, misura 5, e ovviamente nei golf club, perché noi andiamo nei golf club, non esistono campi apposta per il football, andiamo nei circoli da golf e qui creano un percorso ad hoc del football, quindi scavano buche da 50 cm di diametro, ok, e dove dopo noi praticamente dopo giochiamo a football, che è la stessa cosa del golf giocata coi piedi, quindi tutti i calciatori comunque sicuramente se lo provano è entusiasmante. Dress code è obbligatorio come nel golf, anche noi siamo obbligati di andare con una divisa, obbligatorio polo, bermuda. Ecco, e a livello economico, diciamo, andando proprio sul concreto, avete l'aiuto di qualcuno o è tutto carico vostro? Allora, è tutto carico nostro, qualsiasi cosa è a carico nostro, quindi noi
cioè nel senso abbiamo magari degli amici che ci sponsorizzano ovviamente e ci danno una mano. Ci danno una mano in base alle loro possibilità. È importante che questi esistano ancora perché gli sport individuali così poche persone praticamente si mettono a disposizione. Abbiamo trovato ancora delle persone aperte anche a conoscere questo sport. Non rifiutiamo altre persone, quelle che ci conoscono, che vogliono darci una mano anche per questo europeo, ci mancherebbe. Se hanno piacere, noi abbiamo più che piacere.